sento italiano senza la mia falafel. E anche se prendo un palo stanotte sbaccio, perché tutta la curva in piedi salta e mi grida bomber. Come si chiama l'ambiente per ora? Sei poi buon figlio, ci sta. La pista salta, sembra di stare al Maracana. Giacobbe che vuole infizzare, cerca un appiglio. Voglio tutte le mani al cielo. Amici miei, spettacolo puro! Canzone al sosso, onda alla difesa, si arma di bassa montagna, ne salta uno, un altro la manda a funghi, poi a banane! Aruta! Tutti se l'è bevuta! Sono ignorante perché non mi sento italiano senza la mia falafel. E anche se prendo un palo stanotte sbaccio, perché tutta la curva in piedi salta e mi grida bombe. Ignoranza coco! Sento italiano senza la mia falafel. E anche se prendo un palo stanotte sbaccio, perché tutta la curva in piedi salta e mi grida bombe. E come disse Cimabue, è finito 3-2. Buongiorno, silenzio. Buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci con la nostra rubrica settimanale. Eccomi con la Milena. Buon pomeriggio a tutti. Oggi abbiamo lo studio pieno. Pieno. Come, così ci piace. Come dice il detto, chi va piano va sano e va lontano. Guardate, noi siamo partite io, il direttore Milena. Adesso. E poi piano piano. Eccoci, è cresciuta. Prima di iniziare io approfitto per ringraziare, ora se Ciccio mi manda la foto, per ringraziare una persona. E poi iniziamo con la puntata di oggi, perché la scorsa puntata con Milena e Valentina parlavamo del fatto che nella vita chi dona prima o poi riceve. E oggi, mentre ero in macchina che andavo a lavorare, mi arriva un messaggio di un mio amico. Vediamo se arriva la foto, la facciamo vedere. Eccolo qua, di un mio amico che mi chiama, dice: Marica, dove sei? Ti devo dare una cosa. Si chiama Saro? No. Detto è. A Brolo si usano queste macchine. Okay. Si chiama Santi, che presto sarà ospite qua da noi. Loro hanno una compagnia teatrale, fanno degli spettacolini comici. E mi ha fatto questo bel semifreddo così. E quindi lo aspettiamo qua. Sì, no, per il semifreddo. Pure, quello pure. Scusa. Lo volevo ringraziare, grazie Santi e grazie perché lui è uno dei miei fan, mi segue dall'inizio proprio. Bravo. Quindi grazie. Abbiamo aperto oggi con la canzone Sono ignorante di Ciro. No, io dico sono ignorante, si intitola così, Sono ignorante. Ecco, di presentalo. Di Mattia Siboni. Allora, questo video che abbiamo girato a Milano Marittima, dove c'erano tanti VIP, diciamo, Sossia Cuta, il Divin Peluso, Mattia Siboni, Margherita Molinari e la divina, Ludovica Pagani. E niente, mi sono divertito. E poi giustamente ce l'ho io. Certo. E io lavoravo a Brolo, quello... la mollata in 13. Quindi Milena, io ho presentato Ciro, tu presentaci bella squadra che oggi abbiamo qua. Io perché l'ho voluto a Ciro? Essendo lui un telecronista, ama lo sport, giusto? Era doveroso essere oggi presente qui con noi, perché noi oggi parleremo di qualcosa appunto che ha a che fare con lo sport. O meglio dire, con dei giochi divertenti che hanno suscitato veramente l'interesse di moltissimi comuni. Ed ecco qui a voi in studio
il presidente Valentina Bertino della cooperativa Acquamarina di Oliveri. E lei? E lei? Facciamole presentare tutte. Okay. E loro sono tutte le persone che collaborano con noi. Ecco. Alla realizzazione di questo evento. Diciamo che sono Laura, Cettina, Franca, Roberta, Mattia e Franco. E Franco che tutti conoscono senz'altro. E poi ci sono le altre persone che sono a casa, non sono possibili. Sono dietro le quinte che lavorano, preparano. Ma dammi entrare giustamente, io pensavo che c'era l'autobus. Bene, oggi sarà divertente con Ciro. Allora, chi è che inizia a parlare? Inizio io. Benissimo. Quindi le Oliveridi sono nate 4 anni fa, questo è il 4º anno. È stata per noi, abbiamo creato questo format sulla base di quello che noi già avevamo creato a Oliveri, che ha creato degli straquartieri, dei giochi tra quartieri. Poi una sera di gennaio a tavola escono le idee più belle e abbiamo pensato tra di noi di proporre questa cosa e ingrandirla ai comuni limitrofi. Quindi ci siamo messi in movimento, abbiamo fatto partire questi inviti, però giustamente i comuni all'inizio si trovavano questo invito con la scritta Oliveria di stile giochi senza frontiere, era una cosa a scatola chiusa, quindi non è che c'era tutta questa gran tutto cosa. Questo interesse non c'è, però strada facendo l'interesse è arrivato e siamo arrivati all'adesione dei primi 4 comuni che a scatola chiusa hanno accettato il nostro invito e da lì abbiamo organizzato le prime 2 giornate a Oliveri, quindi abbiamo fatto una giornata di giochi di strada e una giornata sulla spiaggia. Poi l'anno successivo abbiamo deciso di farla nel comune vincitore della prima edizione che è stato Librizzi. Quindi abbiamo deciso su Librizzi proprio. Quindi abbiamo deciso poi di fare ruotare questa cosa, infatti qua ci sono alcune foto. E quella è tutta la gente. Sì, sì, quella è niente. Dovresti viverla. Sì, sì, sì. Dovresti viverla, quello che sono più o meno 1500 persone. No, diciamo. No, di più sono. Ah, di più sono. Sì, poi l'occhio critico. Sono di più. E niente, noi pensavamo di aver creato dei giochi, invece non è stato proprio così, perché si sono creati in questi anni rapporti di amicizia, di stima. Certo. E poi nei comuni che hanno partecipato si è creato proprio quel senso di appartenenza del proprio comune. Sì. Librizzi è stato esempio per 3 anni perché ha vinto proprio gli Oliveriadi per 3 anni di seguito. Insomma, io lo so, ero nella tifoseria. E è proprio da apprezzare quello che è stato. Quest'anno per noi è un anno particolare, in quanto la prima data la dedichiamo alla memoria di Vindaro Graziano, che è scomparso qualche mese fa, con il quale in questi anni abbiamo condiviso dei momenti piacevoli delle Oliveriadi. Sì, Tindaro ce l'ho nel cuore, infatti scusa se ti interrompo, io l'articolo che ho pubblicato l'ho pubblicato per lui, a scanto di equivoci, quello era un gesto di amore per ricordarlo, perché ero legata a lui anche da, diciamo, non che lo conoscessi molto bene, però abitava nella stessa casa con mio fratello all'università e vi devo dire, talmente ero un ragazzo d'oro, che mia mamma era così felice e contenta quando c'era lui, perché dava quel senso di protezione, quel senso che dice mio figlio è in buone mani, e quindi per questo ho voluto rendergli omaggio, non sapevo come altro. E noi sì, per noi è stato un gesto sentito, l'abbiamo fatto così spontaneamente, ci è venuto spontaneo. Bravi. Quindi la prima data sarà il 14 luglio a Librizzi e la data finale sarà il 4 agosto a Oliveri. Ah, quindi si fanno nei diversi comuni. Sempre nel comune vincitore, giusto? Allora, quest'anno sì, dal prossimo anno in poi però cambiamo, perché dico, noi abbiamo creato questo evento, però non è che potevamo pensare che Librizzi vincesse le 3 anni di seguito. Il nostro intento era creare un evento itinerante che andava a fare scoprire tutti i comuni che partecipavano alla loro storia e le loro tradizioni. Esatto. E dal prossimo anno in poi faremo a sorteggio. Il sorteggio verrà fatto prima della finale di quest'anno. Verranno estratti a esclusione del comune di Oliveri, sarà sempre comune ospitante. E ovviamente escludendo pure Librizzi. Escludendo Librizzi sarà fatto un sorteggio tra i comuni in gara. Quest'anno i comuni in gara sono Librizzi, Oliveri e Falcone. Ecco, io non ho messo nell'articolo, mi scuso col comune di Falcone perché non l'avevo letto. No, vabbè, là è successo. Per Falcone, Basico e Fumari. E San Piero Patrio. E San Piero Patrio, sì. Lo Sprat, è il comune di Milazzo che partecipa con lo Sprat di Milazzo. Che l'anno scorso hanno suscitato tanta emozione.
Bene. E ora diamo la parola al presentatore. Ecco, questo bravissimo presentatore. Ha già detto tutto da dire. Non c'è tanto da dire, insomma. Come detto lei, ha suscitato molto entusiasmo questa iniziativa. E vedo che ci sono anche tanti altri comuni che vogliono aderire per il prossimo anno. Quindi speriamo bene. Certo, poi dovremmo dare anche un limite. Arriviamo a 10 magari. No, in ogni caso l'idea di sorteggiare per il prossimo anno il comune, quindi di seguito ad esclusione tutti quanti, quindi è un'idea buona, così tutti quanti i comuni possono ospitare la prima giornata fino all'esaurimento. La seconda si terrà a Oliveri, perché Oliveri giustamente è il nato lì. Sì, a prescindere questo qua, e quindi già è una cosa molto bella, molto... Quindi di anno in anno sta andando sempre a crescere. Sì. E quanti giorni dura? Come io mai non so. Ma normalmente abbiamo dai 15 ai 20 giochi per tutte e due le giornate. Vabbè, quest'anno sono un totale di 18 giochi, suddivisi nelle due giornate. Ah, due giornate, quindi. Sì, due giornate. Che saranno metà e metà, insomma, quasi. Sì, saranno metà e metà. E abbiamo riproposto anche quest'anno la realizzazione dell'inno di paese, la realizzazione del video promozionale e quello della tifoseria. Quest'anno questi tre giochi saranno giudicati da una giuria segreta competente in materia scenica e musicale quest'anno. Opererà in segreto, quindi nessuno lo saprà. Poi ci sono due premi speciali per due giochi che verranno fatti ad Oliveri, che sono il premio Pasquale Calabro e il premio Andrea Sidoti. E poi c'è la sfida dei sindaci, che quest'anno non prepariamo noi, sarà una sfida tra i... Perché quest'anno c'è stato il cambio, capito, del sindaco, perché lui sindaco era parte attiva, cioè era organizzatore noi, quindi quest'anno è sindaco. La cosa bella è che poi... All'inizio magari non piaceva il discorso della sfilata, adesso ci hanno preso gusto e durante le sfilate ogni comune fanno delle esibizioni, delle coreografie. L'anno scorso per esempio c'è stato il comune di Furnari che mi ha impressionato, che ha fatto la coreografia con un drago. Una cosa molto bella, ma anche gli altri comuni. No, due anni fa, c'era la Fassara. È una cosa veramente, cioè, quindi sì, tutti quanti lottano. Certo, poi... La cosa più bella, a questo punto, la cosa più bella è diventare la sfilata, perché loro si divertono. Certo, poi c'è la... Poi con i falconi che erano vestiti da mare, con l'ombrellone, cioè, veramente, all'Ibrizzi, hanno portato in mare all'Ibrizzi. Cioè, è una cosa molto bella. E la fascia d'età e anche la nostra, diciamo, come ci chiamano, il nostro nomignolo, che tutti erano travestiti da formichine rosse. Ma voi eravate proprio una marea, tanto che è nata poi la barzelletta, il primo anno che abbiamo fatto a Oliveri, tutte le due giornate, abbiamo fatto una giornata a mare. È andata che l'Ibiza avevano chiuso le porte, sono arrivati con i pullman. Con la banda, praticamente l'Ibiza non ce l'ha più nessuno. Sì, io ho mio papà che ogni anno si cimenta con la banda, no? Mio papà e mio fratello, tutti e due. E ti dico, è troppo divertente. Io divento una pazza. Io divento una... Vabbè, vai il 4 agosto venire. No, certo, vuoi stare. Franco sarà gentile di cederti pure il microfono. No, io a me mi ha contattato un ragazzo, adesso non ricordo il nome, il 14 penso ci sarà la finale di calcetto. Però è all'Ibrizzi. No, noi siamo a Colla. Loro saranno a Colla. In ogni caso, se vieni in giro, 14 luglio. Sì, il 14 luglio scende e passa dall'Ibrizzi. Il calcetto è di sera, tardi. Tu verrai prima, nel pomeriggio, quando ci saranno i giochi. Quindi ci trovi sul luogo. Addirittura puoi pure usufruire di qualche buon pranzo nei nostri ristoranti. Ci sarà. Però ci deve essere lei. Certo. Preparata a guida, prima l'ha detto prima della trasmissione, io non parlo. Meno male che non voleva parlare. Non parlo. Aveva paura. No, parlerà lei. No. Infatti, ora. Bene, cosa volete dire? Tutti io chiedevo la fascia d'età. Partecipano tutte. Guarda, dai neonati
a 100 anni. Anche oltre. Abbiamo tre fasce di età. Ci saranno giochi per i bambini dai 6 a 10 anni. Poi dai, però ci saranno sempre tutti, perché in questa tifoseria c'è tutta la squadra. Cioè, tu vedi la donna col nipotino. Scusa, una squadra davanti a composta. E almeno 30 persone. Almeno 30. 30. Sì. Di no, più, massimo di 30, sì. Però più sono ovviamente. Cioè, sì, al massimo di 30. Sì, massimo. Con le immagini vedevate. No, minimo 30. Sì. Minimo non mi ricordo. Sì, se minimo 30. Ora la regia dovete. La tifoseria non ha. Ma in ogni caso sono molti di più. Che poi hanno anche la possibilità tra la prima giornata e la seconda giornata di cambiare eventualmente. Magari, cioè, importante che ce lo comunicano prima dei giochi, prima da cui c'è una base a che cosa. Ah, ecco. Come sono i giochi? Come i giochi, come. Tipo un gioco. Che si fa la dama, per esempio. Non lo so detto. Ci sono alcuni giochi tradizionali. Giochi tradizionali. Come so, tira la fune, il classico che col sacco, sì, per esempio quella degli spaghetti, con le mani legate e mangiare fin quando si sa, spaghetti col peperoncino, col peperoncino. E noi abbiamo un grande campione. Poi quest'anno c'è, mi pare, quello dei birilli, mi pare, sì, l'abbiamo, sì, sì. Poi quello dei bicchieri con l'acqua, che venivano fatti a cincana, come si chiama? Sì, una cincana. E poi i giochi, diciamo, i giochi d'acqua, giochi d'acqua. Ma l'orario da quando parte? No, è dalle 16 in poi. Dalle 16 in poi dura. Quindi il primo giorno poi mandiamo in quell'altro. Si inizia alle 16, però c'è la sfilata e gli indi che si prendono una buona oretta, perché bisogna far esibire tutte e 7 i comuni. Da mezzanotte, l'una. No, prima, dai. 10:30 massimo siamo fuori. Eccoci, vincitori. Questi siamo noi. In eravate. Ma perché tu partecipi? Lei sì, non ha. Io! Mi chiedi a me. Questo è il mio paese. Hanno vinto per 3 anni. 3 anni la coppa a casa. E si sono portati il trofeo. Il trofeo sarà nuovo. Guarda. Quest'anno, come giusto, non dovevate partecipare. No, ma è giusto perché in onore a Tindaro, cioè in memoria di Tindaro, capito? Ah, era, no, non lo Tindaro, conosco. Questo ragazzo è di Librizzi. E lui era anche foto di Tindaro. Lui è, diciamo, era la nostra colonna portante per il gioco del tiro alla fune. Infatti la vedo dura adesso. Perché lui. Bastava dire così che gli dai speranza alle altre squadre. Sì, ma. L'immagine della sfilata. Ma dai, con i fumogeni. Sì, fumogeni. Guarda, è veramente. È da vivere. Pensi, non è che colla, si presta per fare grandissime scenografie. Oliveri è tutta un'altra storia. Gli altri inseriscono tutti. Sì, sì. Quindi un comune che vorrebbe partecipare. Che deve fare? Mandare. Basta già nella mandiamo gli inviti. Ah, voi li mandate? No, ma gli inviti a 10 comuni del comprensorio, quindi Tirreno e Nepoideo, e poi c'è un termine di adesione. Diamo una scadenza con. Vabbè, certo, vi dovete organizzare. No. Sembra facile organizzare. No, no, l'ho visto. Ah, poi ognuno si sceglie una divisa. No, i colori. Sì, i colori sì, abbiamo. Ah, vedete. Ah, ok. Sì, sì. Con Librizzi dico hanno azzeccato. Perché nero e poi questi pantaloncini rossi. Il rosso della formiglia ci sta bene. Capito? Il rosso, sì. Le formigline rosse. Te ne puoi andare pure. Patti non c'è. E la regia ci chiede dei patti. Ne abbiamo mandato. Sì, certo. Patti. No. Usate il Brolo, l'avete mandato. Brolo, sì. Montagna Reale. Siamo stati pure in contatto con il capo del responsabile. Ora il prossimo anno a Brolo, che ci seguono da Brolo ovviamente, il prossimo anno si partecipa. Lo sto dicendo in diretta. Ma infatti, anche perché sono eventi quando arrivano a gruppo. Sono eventi che creano momenti di socializzazione. Anche col video, la pubblicità del comune. Perché nel video si mette in evidenza, diciamo, le caratteristiche del comune, le povertà, insomma, certo. È una cosa importante. Ma io quando arrivano tipo tutte queste squadre, tu ti metti con il megafono, come? Ecco, come fai? Questo è Tindaro, questo è Tindaro, Graziano. Ci credo, mi tiravo.
abbiamo un servizio d'ordine di carattere, cioè ognuno di noi intanto ha un comune assegnato e starà sempre con quel comune, la compagnia della iniziativa. Poi io posso portare l'esempio di Oliveri, ma all'Ibizzi li facciamo sfilare uno dietro l'altro, in ordine alfabetico, questo è l'ordine che facciamo, perché per evitare, è l'ultimo il comune ospitante. A Oliveri invece un anno l'abbiamo fatto, avevamo quattro vie che arrivavano al centro, l'abbiamo fatto sfilare dalle vie, però questo adesso non si può fare perché sono sette le squadre, quindi li facciamo partire tutte quante dal comune. Bella. E ognuna durante la sfilata fa la sua esibizione. Abbiamo pure l'Alpi Tour, sì, con il loro progetto di certificazione ambientale hanno scelto proprio le Oliverie di per presentare il loro. La dirigente si è data da fare con lo sforzo. Perché hanno creduto in questo progetto, essendo a livello turistico, che ha avuto una valenza. Visto quando la gente poi comincia veramente ad assaporare con i loro marchi del Voi Hotel e del Bravo Club. Ma voi ci credevate? All'inizio scatola chiusa no. E ora? Ormai sono 4 anni. La cosa simpatica è stata quella dei ragazzi dello Stato di Lazio. Veramente sono rimasti entusiasti e quando abbiamo invitato anche quest'anno ero contentissimo, parlavo con la Giove. Perché in effetti per loro è una novità, insomma, essere trattati così, perché hanno sofferto tantissimo. Questa è la mia volta, io ora. Io pure, io non le vedo. Io avevo anticipato che esistevano le Oliverie, perché dovete sapere che quando è venuto in puntata Ciro, avevano detto con Mari che infatti che avevano un'idea simile. Ho detto io, guardate che esiste ste spiaggia. Volevo fare Johnny spiaggia. In caso in cantiere c'è un'altra idea. Anticipiamo? Sì, certo. Di farlo internazionale. Ci siamo riusciti con i gruppi. Brava, perché deve puntare sempre in alto. Una volta l'abbiamo fatto con i gruppi folk. Certo. Addirittura sono scesi i gagliardetti, li hanno mandati giù con l'aereo. Allora l'aereo, sì, con il paracadute scendevano e consegnavano i gagliardetti ai vari gruppi. Poi hanno fatto la sfilata. Ma io e Marica pure abbiamo avuto un'idea. Quest'anno, se facciamo talent Brolos Got Talent, non si può sapere mai quello che succede. Il prossimo anno vedremo se ci saranno. Cioè, avremo circa 200 persone. 200. No, prima hai detto 100. Ma un centinaio. Cioè, poi 200. Posso dire la serata di Oliveri, 1500 persone c'erano. Vabbè, la piazza e tutta la strada, ma la Roma tutta via. Allora, a sto punto io devo fare un appunto. Se le nostre magliette erano circa 450, secondo me di più. Giusto? E non sono bastate. Quindi se noi eravamo, 450 noi soli, come potevano essere solo 1500? Vabbè, modesto, dire giustamente. Loro si mantengono, ma non era una vecchia. Cioè, io ricordo il fiume di gente fino alla fiera. Sì. Cioè, faceva. Guarda là, era qualcosa. Ma ogni anno è stato così. In ogni caso, ti anticipo una cosa. All'inizio, a Dubisi, se ci sarai, ti farò piangere quando ricorderemo di te. Io già ho dato tanto. Stiamo preparando. No, darà di nuovo. Qualcosa di particolare. Perché se lo merita, è un ragazzo che suo ragazzo era sanissimo, cioè guarda. Poi a gennaio una festa è venuto. È successo il primo febbraio. Marzo. Primo febbraio è un altro evento brutto, sempre un mio amico. Era il primo marzo e si è sentito male. Sì, era in un locale con gli amici, un compleanno e. Ed è arrivata, vuol dire, l'ora. Ebbene, questa signorina vuole dire qualcosina? Partecipi sì, tu. Io da 4 anni che faccio parte dello staff con loro. Sei contenta? Sì, sì, infatti non vedo l'ora che iniziamo. Questa è una soddisfazione. Quanti siete in tutto? Perché ci vuole gente. Siamo... dello staff siamo 12, 14 persone, non di più. Così come? Ecco, lui è lì che tira la fine. L'ultimo. Guarda là. Sì, sì. 14, io pensavo una ventina, 25. No. E lui
riuscita a gestire tutto. Sì. C'è la direttrice già, se non si scarica la batteria. Già, tra di noi già è fusa. Complimenti. Però basta che gli facciamo così, c'è quell'affarino su. Diciamo. Sì, no, ma si vede. Lei subito. Franco, ma ce l'abbiamo fatto anche senza di lei. Va bene, allora tu mi fai raccontare le prove che hai fatto poi con i giochi. Perché il gioco prima le proviamo noi, però le cavie sono Franca, Laura, Cettina, sono loro le cavie. Ah, prima li provate. Io voglio fare la prova, la cavia degli spaghetti. Vengo a fare la cavia. Assaggio pure. Noi possiamo vedere se c'è qualcosa che non va. In ogni caso non è semplice, perché in effetti ci sono tante piccolezze che bisogna aggiustare, perché poi giustamente si trovano anche noi i difetti, c'è il punto per fare la protesta, queste, allora questa bisogna io l'anno scorso perché ve la dovete prendere con me, ho protestato io. Però ho trovato veramente ed era questa signora, c'è a fare con delle persone, però c'è il campanilismo che entra con un video, ognuno vuole vincere ancora, me lo ricordo. Vabbè, normale, guardi che noi dobbiamo cercare, li proviamo per evitare che ci siano queste quella traiettoria sembrava apparentemente lei poverina, certo, non c'era tolta. Io invece avevo fatto sto video, ero messa precisa, perché sono organizzati con telecamere all'ultima generazione. Perché poi il bello è quando ho visto che mi avevano tolto 8 punti servivano, allora io dico io le prove. Ci sono altre persone che collaborano con noi. Comunque un anno ce l'abbiamo fatta anche senza Vale, perché il presidente purtroppo stava male, quindi però quest'anno è in ottima forma. Vabbè, pure quell'anno è in ottima forma. Sì? Però poi no. Vabbè, cose che capitano. No, vabbè, lo raccontiamo. Benissimo. E allora ricordiamo giorno 14 luglio. Ore 16. Alle 15. E 4 agosto. Ah, io ho un minuto dal 14 fino al 4. Vabbè. Non so, le volte. Quanti giorni ci sono? Altre solo due volte. Il giorno 18 divisi nelle due giornate. Alle 2:30 ti aspettiamo in piazza. Alle 14:30 ma ci mandiamo le vele. Va bene. Ma ci vuole la residenza nei comuni? No, assolutamente. Sei tu che canti, Giro, tu canti. Canto tutto cosa? Facciamo cantare. Ma lui non ti conosce, presenta. Facciamo cantare l'inno. L'inno di che? No. Aspetta, facciamo vedere Ciccio la performance di Ciro. Perché non lo conoscono qui a Ciro. Ciro è un telecronista. È diventato famoso. Ed è famoso. Mattia lo conosce, vero? Mattia, dove l'hai conosciuto? Su Instagram, dove l'hai visto? Possiamo impiggiare. Ah, eccolo, Il campo centrale del Rocca, attenzione, vediamo, è tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro, vediamo, come si chiama, non mi viene per ora, Bonfiglio, per quanti giorni non hai parlato dopo? Intervento alle corde vocali. E appunto si chiama pazzo. Dov'è questa partita? A Sinagra. Ho capito. Che squadra è? Sinagra, Rocca. Erano penso le semifinali. Comunque, 122esimo. E tu facevi il cronista? Sì. L'ultima azione praticamente. Adesso questa sera li possiamo invitare a tutti. Ingresso gratuito al teatro ad Oliveri, nella chiesa della Natività, cos'è l'eduzione? Ma figurati, qua siamo a casa. La compagnia Peppe Marchesi si è presenta a questo Pacifico, vi garantisco che ci sarà da ridere. Allora, tutti sera a Oliveri stasera. Io per 5 anni ho fatto teatro. E in due serate, ieri sera e stasera. Chi l'hai fatto? Quindi la prima è andata in onda. È andata ieri sera, è andata alla grande, stasera ci sarà di nuovo. E il sindaco ieri sera
sera ci ha proposto di farla in piazza in estate quando iniziamo. Bravo, hai visto? Questo ci vuole questo. Io adoro le commedie. Io ho fatto questa è divertentissima, no? Dicendo... non c'è da ridere proprio. Ha riso anche mia nipotina piccola che ha. Quindi in caso vi spostate se vi invitano fuori o no? Certo. Sì. Come compagnia, lei mi piace, lei è Marica, diciamo, Marica tua, noi partiamo. No, va bene, siamo venuti con la compagnia di Gerosa, Franco Borani, siamo venuti 16 anni fa, 17 anni, non partecipato. Io di Gerosa conoscevo a Monica, Mimmo. Quella era un'altra compagnia. Sì, sì. Noi eravamo con il maestro Nino, adesso non ricordo il cognome. Bene, una cosa che mi piace è che... Vabbè, 21:30, quindi stasera ci trovate tutti. Questa cosa è meravigliosa, Marica. Il fatto che quando arrivano sono tutti emozionati. Sì, pure io sudo ogni volta prima che partiamo. Tutti girati. No, ma non mi fate parlare, perché io non riesco a parlare. Non parlate voi, Ma guardate qua come si parla. Ma io francamente ho visto voi due piuttosto nervosi. Sì, infatti. Io tutta la settimana. Forse la confusione che eravamo in tanti, quindi mi siete un po'. No, io perché non so mai chi trovo. Fa tutto lei. Io faccio solo. Io magari forse era l'argomento che avremmo trattato che mi metteva. Soggezione. Io non sapevo di cosa dovevamo parlare. Il fatto che l'Equilizia ha vinto per 3 anni di serie. Sì, è ricordato. C'è quello che posso dire, quello che. Sì, no, tipo, però perché... è andata bene come sempre. Sì, sì, sì. Va bene, siamo giunti alla fine. Giusto, Ciccio, dalla regia. Sì, dalla regia ci stanno tagliando. E ringraziamo, io ringrazio questa squadra meravigliosa. Grazie, grazie. Quest'anno avrò il piacere di, perché io le sconoscevo, io grazie a Milena sto scoprendo un sacco di cose. Quindi quest'anno faremo il tifo per Librizia, si può dire o? No, no, aspetta. Qua tifo non ce ne fa. Perché noi siamo nei panni delle condotte. Ah, vero, ok. Quindi io nemmeno. No. Io tifo per Olivier. Noi siamo delle ma no, io mai ce l'ho. Siamo organizzazione, siamo super partners. Noi discorso, voi potete rifare per. Per chiunque, noi purtroppo. Vabbè, no, ma io faccio parte Lui invece devo salutare delle bimbe che l'anno scorso volevano vincere. Due bimbe di Furnari che praticamente mi hanno fermato ad Oliveri e hanno voluto fare la foto con la coppa. Ed io poi le ho premiate, sono andata a trovarle a Furnari. E io ho portato dei mini trofei perché è nata un'amicizia. Anche questi di Furnari sono stati molto carini. Molto. Poi ci hanno invitato, se ti ricordi, hanno festeggiato a Furnari e ci hanno invitato a lavorare. Sì, una bella serata, è stata una bella anche serata. Anche a me mi hanno invitato a una manifestazione. No, perché si crea questo momento. Anche di Brizzi hanno festeggiato e ci hanno invitato. Poi rimangono, come dicevano loro, rimangono delle amicizie fra le persone dei vari comuni. Noi abbiamo la nostra mascotte che è Mattia. Visto? Ma tu niente vuoi dire? No, forza Oliveri, dillo! Lui è emozionato perché è riconosciuto anche oggi. Fa parte di questa squadra, vero Mattia? Sì, sì. Va bene ragazzi, grazie a me per aver fatto. Io voglio anche gli assenti. Il papà di Mattia, Tiziano. Nato Antonuccio, Riccardo Fabrini, sono questi qua che... Ecco, voi sapete i nomi, noi... Sì, no. Fate pure, salutate. No, sono vent'anni. Sono questi. Sono. Quattro. Mamma mia. Vabbè, lo avetto. La VIP qua, questo vent'anni. Valeria Marini. Valeria Marini, sì. Va bene, quindi abbiamo finito. Questo tempo vola qui. E ci vediamo martedì prossimo con chi? Non lo diciamo al solito. No, io non lo so. Sempre sorpresa. Mi rinviterete dopo il 4. Certo, dopo il 4. Certo. Vabbè, io andrò con Milena. Ah, tu partecipi, io verrò a fare la diretta. Ma potete venire a fare le interviste. Ma dai, quest'anno faccio da intervista, dai, invece di mettere. E io gioco in squadra. Cambiamo. Va bene, ti cedo la mia maglia. Facciamo così.
Va bene, salutiamo i nostri followers. Sì. Si chiamano, vai. Io non sono social. Vai, saluta i followers. Salutiamo a tutti. E ci vediamo martedì prossimo. Salutiamo insieme. Oh, ciao. Ci vediamo alle Blitz. A Oliver. A Oliver. Sento italiano senza la mia falafel. E anche se prendo un palo stanotte sbalzo, perché tutta la curva in piedi salta e mi grida bombe. Come si chiama la miele per ora? Sei un po' il buon figlio, ci sta. La pista salta, sembra di stare al Maracana. Giacobbe che vuole frizzare, cerca un appiglio. Voglio tutte le mani al cielo. Amici miei, spettacolo puro! Tanzola sosso, onda la difesa, si arma di bassa montagna, ne salta uno, un altro la manda a funghi, poi a banane! Aruta! Tutti se l'è bevuta! Sono ignorante perché non mi sento italiano senza la mia falafel. E anche se prendo un po'.